Il treno regionale Click and Trip numero 36 proveniente da Mosca è diretto a Vladivost, quella roba lì, è in partenza dal binario 9. Attenzione, prepararsi a viaggiare con la mente. La ferrovia transiberiana è stata costruita per risolvere il problema dei fiumi, che erano abbastanza scomodi perché tagliano la Russia da sud a nord e attraversare da ovest a est era noioso. Con la ferrovia è bastato costruire ponti su ogni fiume per passarci sopra senza dover fare il giro. Dite voi, ma anche senza il treno si può passare sui fiumi? E ci avete ragione. Ma lo sapete quanto ci voleva ad arrivare dall'altra parte della Russia coi calessi? Ve lo dico io quanto ci voleva. 3 o 4 mesi. Ecco, vi lascio immaginare. Il primo fiume attraversato dalla Transiberiana è il fiume Volga, e si chiama così perché diceva un sacco di parolacce. Il fiume Volga è il più lungo che si trova in Europa perché si estende per ben 3531 km. È sempre stato molto importante per l'economia del posto, anche in epoca antica, perché è fatto di tanti canali navigabili che facilitavano lo spostamento di materie prime e tutta quella roba lì che si dice alle interrogazioni di geografia. Ci manca solo che cito la barbabietola da zucchero e i clichè li abbiamo inseriti tutti. Prima vi ho detto che il Volga è lungo 3531 km, no? Ma questa non è la lunghezza che aveva quando madre natura l'ha creato. La lunghezza originale era tipo 3690 km, qualcosa come 160 km in più. Ma perché? Perché su questo fiume sono state costruite un sacco di dighe, ok? E adesso devo concentrarmi con tutte le mie forze per non fare battute sul nome diga cambiando la prima lettera. Tranquillo Michele, ce la puoi fare. Facciamo le cose semplici a terra terra. La diga è un gigantesco muro che serve a regolare l'acqua di un fiume. Può servire a creare un lago artificiale oppure a proteggere un porto o un tratto di costa impedendo all'acqua di passare, o perlomeno di non passare tutta insieme. Esistono molti tipi di dighe, noi però vediamo solo le due più popolari, che sono le dighe ad arco e le dighe a gravità. Le dighe a gravità sono dei muri di cemento dritti e perpendicolari al terreno, e tutta la forza dell'acqua grava sul muro stesso, che deve avere un contrappeso adeguato dal lato opposto. Le dighe a arco invece sono, guarda un po', a forma d'arco, e grazie alla loro conformazione fanno gravare il peso sulle montagne in mezzo alle quali sono costruite. Praticamente sono come dei ponti coricati su un lato. Perché i ponti sono leggermente arcuati? Perché, per parlare in termini tecnici, i vettori forza di qualcosa poggiata su di loro, grazie alla curvatura del ponte, tendono a puntare verso il punto dove il ponte poggia. Sembra uno scioglilingua, ma ha senso. Comunque, il succo è che se il ponte fosse dritto, ci sarebbe troppo peso a gravare sul centro e crollerebbe. Lo stesso principio è usato dalle dighe ad arco. Per questo nelle altre dighe, quelle a gravità, si usa il contrappeso. Tra le ragioni per la costruzione di una diga che vi ho elencato prima, non ho citato una delle più importanti: la produzione di energia rinnovabile, cioè energia ricavata da risorse naturali, tipo vento, acqua, sole e così via. La diga è usata per produrre energia idroelettrica. Ma come si fa? Semplice. Ai piedi della diga c'è una casetta che si chiama centrale idroelettrica. Funziona così. Un fiume scorre in questo modo da sinistra verso destra. Se al centro di questo corso d'acqua si mette uno sbarramento, quindi una diga, cosa succede? L'acqua a sinistra sale di livello e quella a destra tende via via a scomparire fino a che l'acqua a sinistra non straborda e inizia a colare verso destra un'altra volta. Per evitare che questo succeda, si crea una piccola apertura in basso al muro in modo che l'acqua passi attraverso un tubo e impedisca quindi all'acqua a sinistra di superare il muro. Quest'acqua esce dal buco e passa attraverso un tubo dentro il quale è posizionata una turbina, che è una specie di elica che gira grazie all'acqua e produce energia meccanica. L'energia meccanica viene poi convertita in energia elettrica, che viene poi spedita a tutte le case attraverso i pali della corrente che vediamo in giro e rovinano i panorami all'Instagrammer. La turbina, quella cosa tipo elica che ho nominato prima, non è altro che un moderno mulino ad acqua. Il principio è lo stesso, solo che nei vecchi mulini l'energia non veniva convertita in altro e veniva usata direttamente così per fare robe tipo irrigare i campi, e non so come funzionava in realtà. I mulini sono vecchie costruzioni usate per sfruttare energia rinnovabile, e quindi, se siete stati attenti, vi ricordate sicuramente che non c'è solo l'acqua tra le fonti naturali che si possono sfruttare. C'è anche il vento, che può essere appunto sfruttato dal mulino a vento, fratello del mulino ad acqua. E di dove sono caratterizzati i mulini a vento? Dei Paesi Bassi. Pensate che un tempo c'erano circa 10.000 mulini a vento nelle campagne olandesi. Ora ne restano solo poco più di 500. Però guardate che spettacolo doveva essere. Toh! E in quest'immagine c'è anche un'altra cosa tipica dell'Olanda. Questi fiori qui. I tulipani.
Ai tulipani è legata una delle più famose bolle speculative del mercato, che risale a circa 400 anni fa. Una bolla speculativa è una particolare fase di mercato caratterizzata da un aumento considerevole e ingiustificato dei prezzi di uno o più beni, dovuto a una crescita della domanda repentina e limitata nel tempo. In pratica, detto in modo più potabile, è quando tutti vogliono una cosa, il prezzo sale e tutti la comprano prima che schizzi alle stelle per guadagnarci rivendendola. Quella dei tulipani è la prima bolla speculativa della storia. Semplicemente i tulipani hanno iniziato ad andare di moda e il prezzo è schizzato fino a 200 fiorini per un singolo fiore. Quanto sono 200 fiorini? 90 euro! E 90 euro 400 anni fa valevano molto di più, pensate. Questa roba dei tulipani era diventata talmente senza senso che alcuni commercianti vendevano tulipani che erano stati appena piantati o addirittura che avevano solo l'intenzione di piantare. Questi tulipani erano talmente richiesti che venivano venduti ancora prima di nascere. Guardiamo in dettaglio cosa è successo coi prezzi dei tulipani tra il 1636 e il 1637. A novembre 36 sono bassi, poi salgono fino al 3 febbraio 37. E poi qui cos'è successo? Niente, come ogni bolla, la bolla dei tulipani è scoppiata. Nel giro di pochi mesi i prezzi sono tornati normali e tutti quelli che avevano acquistato tra dicembre e febbraio, convinti di ricavare una fortuna con la cessione, sono rimasti fregati. Immaginate il povero tizio olandese qualunque, un Mario Rossi olandese. Vediamo come si dice Mario Rossi in olandese. Rood. Mario Rood. Rood. Immaginate il povero tizio olandese Mario Rood che acquista un tulipano tutto contento il 9 febbraio spendendo tutti i suoi soldi e poi trovarsi costretto a rivenderlo per 4 centesimi e un pacchetto di patatine della Pringles, che all'epoca manco esistevano. Soffermiamoci un attimo sul significato di speculazione, però. La speculazione è quell'operazione che ha lo scopo di ottenere un guadagno in base alla differenza tra i prezzi attuali e quelli futuri previsti. Quello che abbiamo detto prima. Tu pensi che una cosa col passare degli anni varrà molto di più di quanto vale oggi? Bene, ne acquisti un po' e quando sale di prezzo la rivendi, così ci guadagni. La speculazione però ha anche un'accezione negativa, che nell'immaginario collettivo è quasi sinonimo di frode, o comunque di operazione poco lecita che va contro gli interessi di altre persone. Questo è il caso dello schema Ponzi, un modello di vendita truffaldino ideato da Charles Ponzi, che guarda un po' è un italiano emigrato negli Stati Uniti per esportare malavita. La cosa che mi consola è che poi questo tizio abbia finito la sua vita in miseria. Il signor Ponzi ha avuto il merito di essere riuscito a guadagnare 15 milioni di dollari partendo con un budget di soli 2 dollari. Ma vediamo come funziona il suo schema. In cima alla piramide dello schema Ponzi ci sta il truffatore. Lo chiameremo Ponzio. Guarda che faccia da pirla. Lui recluta due persone dicendogli che se gli daranno dei soldi e recluteranno gente avranno un guadagno immediato. Loro ci cascano e chiamano altri 4 pirla che danno tutti i soldi a Ponzio. Ponzio che fa? Prende i soldi di questi 6 pirla e li usa per ripagare i primi 2 pirla. Poi dice ai 4 pirla del secondo livello la stessa cosa che ha detto ai primi 2. Reclutate gente e avrete un guadagno immediato. I 4 pirla chiameranno altri 8 pirla. Tutti metteranno soldi che saranno usati in minima parte per pagare qualcosa ai nuovi iscritti per convincerli a investire ancora. Allora gli 8 pirla chiamano 16 pirla, che sanno che per guadagnarci subito dovranno chiamare altri 32 pirla, che sanno che per guadagnare dovranno chiamare altri 64 pirla, che sanno che... Vabbè, basta, si è capito. In sostanza tutti i pirla sono convinti che la cosa funzioni. Ma quello che non sanno è che i soldi non sono stati investiti in nessun modo. Non c'è un'attività che li fa crescere. I guadagni che loro hanno provengono soltanto dalle persone che loro stessi hanno reclutato. A lungo andare, tutti i soldi finiscono a Ponzio, che usa una minima parte per ripagare quelli più in alto nella piramide, e il resto se li intasca, arricchendosi come uno stronzio. Giusto per fare rima con Ponzio. State attenti a queste truffe. Quando un sito internet cerca di convincervi a investire promettendo ricompensa se portate amici, non ci cascate. Mi sento tanto Striscia la Notizia con questi consigli per non farvi truffare. Ovviamente questo metodo è stato sfruttato da innumerevoli malfattori. Noi ne esamineremo brevemente uno nel prossimo viaggio. Da Bounded Mind Abete è tutto. Striscia la Notizia a YouTube. Quanto è ridicolo quando parlano così gli inviati. Ragazzi, lo sapete che se non guardate anche gli altri viaggi io vi vengo a cercare fino a sotto casa? Cosa aspettate? Non fatemi viaggiare da solo perché mi annoio. Come al solito vi invito a controllare la descrizione di questo video per vedere i link di Instagram e del gruppo Telegram. Io sono lì ad aspettarvi. Dai, muovetevi!